Ok. Ah. 3, 2, 1. Ci siamo. The sun goes down. Salve a tutti ragazzi e finalmente ben ritrovati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della carriera. Esattamente il numero 36, il primo della terza stagione complessiva, ma della prima e praticamente anche unica, con l'Atletico Madrid. Un'attesa durata settimane, tantissime domande ho ricevuto in privato. Ma dov'è la carriera? Che alla fine hai smesso senza dirci nulla? No, in realtà stavo aspettando semplicemente che il buon Simone Sikwolf, che voi ben conoscete, mi prestasse questa maglietta, che tra l'altro è dell'anno scorso, è bellissima, di Gabby, del capitano con il numero 14. Me l'ha prestata oggi, che sto registrando questo video ieri per voi. E tra l'altro vi faccio vedere anche cosa è successo quando mi ha prestato la maglietta. Sono capitato a casa di quest'uomo. Perché, dico io, perché? Beh, lo scopriranno nella prossima storia. Perché loro mi chiedono: Fede, ma la carriera? La carriera è tutta colpa mia se ancora non l'hai. Esatto, guardate la storia dopo e scoprirete il motivo. La carriera non era ancora uscita perché stavo aspettando che mi prestasse la maglia dell'Atletico. Devi aggiungere Bo. Chi è Bo? È perché questo è Gabi, così per Gabibbo. L'ha detto sul serio, ragazzi. Pure rossa! L'ha detto sul serio, non ci ho parole. Ecco bene, dopo questa battuta ditemi voi se è più da Zelig o da Colorado il buon Simone. Ma al di là di questo partiamo carichissimi con questa nuova avventura. In questo primo episodio, come al solito, come primo episodio di ogni stagione, andiamo a partecipare al torneo inaugurale, che chiaramente ci è servita un po' per riprendere la mano e ovviamente anche per capire a che livello è questo Atletico Madrid, quanto mercato e che tipo di mercato anche dovremo fare. Federico Marconi, che dunque torna su questa panchina qui dopo 4 anni, praticamente 5 in realtà, perché c'eravamo stati su FIFA 14, ma soprattutto torna ad allenare dopo la parentesi purtroppo sfortunata all'Europeo con l'Italia. Siamo usciti in semifinale contro la Francia e ritroviamo di quella Francia lì proprio un Griezmann, come voi ben sapete. Ecco, una delle domande fondamentali di questa carriera, di quest'ultima stagione, è: dove mettiamo Griezmann? Perché qui ce lo dava come ATT. Io in questo torneo l'ho provato un po' in tutti i ruoli, nel 4-2-3-1, esterno, trequartista, punta. Quindi fatemi sapere, secondo voi, qual è il suo ruolo madre? Detto questo però vi lascio alle immagini della Asian Elite Cup, intanto con il cammino dei gironi, ma non ve li racconto io, bensì un mio grande amico, un grandissimo professionista, ovvero il nostro Ivan Grieco, Rampage in the Box. A te! Benvenuti amici appassionati del grande calcio, eccoci qua con gli highlights della prima partita del girone della Coppa Elite d'Asia per quanto riguarda l'Atletico di Madrid di Federico Marconi, che se la vedeva contro il Bayern di Monaco. Per Federico Marconi, nuova avventura su una panchina spagnola dopo i 2 anni al Borussia Dortmund, primo anno un po' così e così di assestamento e poi però al secondo anno grande trionfo in Bundesliga e anche in Champions League. Qui subito l'Atletico di Madrid che si crea una grande occasione con Antoine Griezmann, risponde bene il portiere del Bayern, poi Rodriguez sul fondo con una grandissima palla gol fallita ancora una volta dalla formazione di Federico Marconi. Siamo allo scadere del primo tempo e qui se ne va Gelson sulla fascia, entra in area di rigore, cross in mezzo, secondo palo, e allo scadere del primo tempo arriva il vantaggio da parte dell'Atletico di Madrid, meritato con il gol di Rodrigo. Grande botta al volo di sinistro, bello il cross di Gelson a scavalcare la difesa. Andiamo alla ripresa con il Bayern che reagisce qui con la palla gol clamorosa da parte della formazione tedesca con la conclusione che si schianta sul palo. Arriviamo poi al 64esimo, c'è Jack Bonaventura, bellissimo il passaggio filtrante per Gelson che se ne va e poi va a siglare il 2-0 in favore dell'Atletico di Madrid. Dunque grande esordio per il mister Federico Marconi in questa Coppa Elite d'Asia, pre-campionato importante per capire subito se ci saranno le aspettative alte per provare a vincere il titolo fin dalla prima stagione. Arriviamo poi al 90esimo con Tolisso che qui impegna Oblak a una grande parata in uscita e dunque la partita finisce qui con la vittoria da parte dell'Atletico di Madrid 2-0, vittoria meritata e esordio vincente per Federico Marconi.
Seconda partita della fase a gironi della Coppa Elite d'Asia, il Paris Saint-Germain che ospita l'Atletico di Madrid di Federico Marconi, reduce dalla vittoria convincente contro il Bayern di Monaco per 2-0. Federico Marconi reduce dai 2 anni al Borussia Dortmund, adesso inizia una nuova avventura, subito a caccia di trionfi. E questo torneo può essere sicuramente un buon biglietto da visita per la sua nuova formazione. Siamo al 7° minuto e c'è la prima occasione proprio da parte dell'Atletico di Madrid con questo cross da parte di Griezmann a partire dalla sinistra. Poi pallone messo fuori e qui c'è il gran gol da parte di Saúl all'8° minuto da fuori area. Un destro bellissimo che vale il vantaggio dell'Atletico di Madrid contro il PSG. E qui lo rivediamo in tutto il suo splendore, imparabile, il missile terra-aria di Saúl. Arriviamo al 22esimo ancora con l'Atletico che attacca sempre sulla sinistra con Koke in area di rigore. La sterzata da parte di Koke, bellissimo il filtrante per Rodrigo. Si salva in qualche modo il Paris Saint-Germain con la sua difesa e anche il suo portiere. Arriviamo poi al 40esimo. Soltanto formazione spagnola in campo, Federico Marconi scatenato in panchina, ancora Griezmann in area di rigore, la conclusione sotto l'incrocio dei pali, imprendibile per l'estremo difensore francese, e c'è il raddoppio al 41esimo da parte del fenomeno francese Antoine Griezmann. E qui lo rivediamo in tutta la sua magnificenza. Andiamo poi nella ripresa, subito al 20esimo con Lemar, che qui raccoglie un ottimo pallone sulla sinistra in area di rigore, cross in mezzo e addirittura il terzo gol da parte dell'Atletico di Madrid, siglato Dost su assist di Lemar. Dost si inchina dinanzi ai propri tifosi giunti quest'oggi allo stadio. Grande giocata da parte di Lemar e la partita finisce sul 3-0, dunque seconda vittoria su 2 partite per l'Atletico di Madrid di Federico Marconi. Terza partita ed ultima della fase a gironi della Coppa Elite d'Asia per l'Atletico di Madrid di Federico Marconi, che a caccia della terza vittoria su 3 partite, dopo appunto aver conquistato i primi 6 punti, vuole chiudere il girone a punteggio pieno, ma deve stare subito attento al 4° minuto perché qui c'è la grande occasione da parte del Manchester United con il miracolo da parte di Oblak, che non sarà l'ultimo di questa partita. Al 14esimo ci riprova Rashford e guardate qui ancora il riflesso da parte del portierone dell'Atletico Madrid che salva ancora la sua porta. Al 41esimo primo squillo poi da parte dell'Atletico con una conclusione da fuori respinta bene dal portiere del Man United. Andiamo poi alla ripresa con Kalinic che qui libera Correa davanti al numero 1 del Manchester, che qui compie un vero e proprio miracolo. Si rimane sullo 0-0 fino al 75esimo, dove Murillo va a servire Rodriguez. Lo scarico per Correa, che realizza un grandissimo gol che vale l'1-0 dell'Atletico di Madrid al 75esimo minuto della ripresa. Gran gol da parte del numero 10 e finisce qui, non c'è più tempo, non ci sono più occasioni. Federico Marconi va a congratularsi con Mourinho e si prende i 9 punti e se ne va in semifinale. Grazie Ivan per questo meraviglioso commento, racconto dei gironi di questa Asian Elite Cup, gironi che dunque abbiamo vinto. Oltre alla domanda, al quesito dove mettere Griezmann, dove mettere Correa è stata un'altra domanda, perché Correa ha segnato contro il Manchester nell'ultima partita in cui ha giocato centravanti proprio dal gol in poi, cioè l'ho messo centravanti, ha segnato e poi c'è rimasto. Però, come scoprirete nella parte finale del torneo, non è poi l'ideale. Quindi la domanda è, davanti, prendiamo qualcuno? Sì o sì, perché abbiamo Dost e Kalinic. E quindi direi che forse una punta ci serve. Consigliatemela qua sotto, mi raccomando. Intanto vi lascio alle immagini della fase finale del torneo, intanto di questa semifinale che sarà contro il Liverpool. Partita, tra l'altro, tutt'altro che banale, perché se avete buona memoria come me, l'anno scorso e 2 anni fa, quindi le prime 2 stagioni di questa carriera, eravamo usciti proprio in semifinale in questi tornei precampionato. Vediamo cosa sarà successo questa volta. Subito occasione al 4° minuto per il Liverpool, l'assist di Mané e Aaron Ramsey punisce la disattenzione difensiva dell'Atletico di Madrid e va ad abbracciare Jurgen Klopp, dunque vantaggio per i Reds.
al 18esimo il Liverpool non si ferma. Shaqiri da destra, cross basso e teso. E arriva il raddoppio da parte ancora di Aaron Ramsey. Una doppietta importante, tanto attesa quanto voluta. Ed è 2-0 per il Liverpool sotto gli occhi sbigottiti di Federico Marconi, che non ci crede. Ma al 28esimo arriva finalmente la reazione con il gol di Koke su assist di Griezmann. Alla prima vera occasione l'Atletico non sbaglia e la riapre. Si va al riposo dunque sul 2-1. Adesso per l'Atletico inizia una nuova partita. All'11esimo Saul, velocissimo in area di rigore, in mezzo alle linee avversarie. E poi Griezmann calcia, botta sicura, respinge la difesa del Liverpool. Grande occasione dunque per l'Atletico di Madrid, che non si ferma. All'85esimo, attenzione a Koke che apre a sinistra per Hernandez in verticale. Si fa vedere Griezmann che libera bene un dribbling. Ancora Griezmann in mezzo per il pareggio all'86esimo dell'Atletico di Madrid. Eccolo qui signori, sempre Dost, l'uomo della provvidenza, servito da Griezmann. Federico Marconi in panchina è scatenato. Ultimi 3 minuti di recupero segnalati dal direttore di gara. Lemar qui addirittura per sfiorare il vantaggio con Griezmann, che non riesce però a capitalizzare. E dunque finisce 2-2 la partita. Al termine dei 90 minuti regolamentari si va ai calci di rigore con l'Atletico, che sogna di vincere. Qui la grande parata da parte di Oblak sul destro di Fabinho. Poi Griezmann per il 2-1, non sbaglia. Arriva Aaron Ramsey e ancora Oblak, l'eroe della partita, per il secondo rigore parato. Non è ancora finita. Qui Lemar di fatto regala il pallone al portiere. Arriva Firmino con una finta e sbaglia. Incredibile errore da parte di Roberto Firmino. 2-0 sempre per l'Atletico. Qui c'è Jack Bonaventura che ha sui piedi il pallone della qualificazione finale. Il 22 non sbaglia, signori, per la vittoria dell'Atletico di Madrid, che vola in finale. E quindi il tabù di Federico Marconi finisce qui. Per la prima volta eliminato il Liverpool in semifinale. È una serata magica che prospetta un grande spettacolo all'insegna del calcio. Due grandi squadre che si affrontano e si ritrovano tra l'altro dopo la fase a gironi di questa Coppa Elite d'Asia. Atletico di Madrid e Bayern di Monaco per la finale, con Federico Marconi a caccia del trofeo dopo aver eliminato in semifinale il Liverpool. Adesso proverà a battere di nuovo il Bayern di Monaco, cosa che è già successa, come dicevo, nella fase a girone. Io sono Ivan Grieco e quest'oggi vedremo com'è andata questa grande partita in finale. Subito al 12esimo occasione Bayern con Coman che va a cercare Brandt, che non aggancia benissimo. Alla fine riesce comunque il Bayern a costruire una manovra interessante con la conclusione deviata di Tolisso. Al 32esimo il primo squillo da parte della formazione di Marconi con Saul. La conclusione bellissima con la grande risposta da parte di Manuel Neuer. Arriviamo al 41esimo con Correa che recupera un grande pallone sulla tre quarti ai danni di Allan. Poi Dost segue il filtrante per Griezmann che si lancia tu per tu con Neuer. E non sbaglia il francese per l'1-0 dell'Atletico al 42esimo minuto. Antoine Griezmann non sbaglia. Adesso andiamo nella ripresa perché non c'è un attimo di tregua. Al 7° della ripresa ancora Griezmann sull'out di sinistra, una grande occasione con la super parata di Manuel Neuer, però con questo sinistro ad incrociare davvero bellissimo. Si rimane dunque sull'1-0 in favore della squadra spagnola. Al 92 c'è l'ultima occasione ancora per l'Atletico con Dost, sempre per Griezmann, bellissima giocata per liberarsi del difensore, ma Neuer non ci sta. Finisce dunque 1-0 in favore dell'Atletico di Madrid. Federico Marconi vince la Coppa Elite d'Asia insieme al suo club all'esordio. Si prospetta una grande stagione per l'Atletico di Madrid e anche per il suo allenatore. Don't wait too late. No. E dunque, come vedete in grafica, si è chiusa così con il nostro Ivan Grieco che ce l'ha raccontata, con un Federico Marconi molto concentrato, perché ero molto concentrato
quando abbiamo fatto queste partite. E allora siamo già in chiusura per quanto riguarda il primo episodio, però non preoccupatevi perché è fondamentale chiederlo adesso, dato che avete visto insomma le immagini del precampionato. Adesso arrivano anche delle offerte, una per Arias, noi gli abbiamo risposto in tempi brevi evidentemente perché non ci interessava. Ci chiedono qui Alderweireld, io direi che però resta, anche se ce lo chiede peraltro il Tottenham, che qui sarebbe un ritorno al Tottenham da parte del difensore belga. Vi passo la palla, ditemi qui sotto nei commenti qualche nome realistico ma chiaramente utile per questo calciomercato di un Atletico Madrid che si appresta a giocare e a farvi divertire in quest'ultima stagione estiva della carriera. Un Atletico che giocherà la Champions, che partirà per vincere comunque il campionato perché questo è l'obiettivo, e che vorrà regalarsi qualche emozione anche in Coppa del Rey. Detto questo, io vi saluto, vi mando un grosso bacione, siamo tornati e non ce ne andiamo, non vi preoccupate. Sabato uscirà la top 10 dei gol della Champions, ma lunedì uscirà già un nuovo episodio, quindi non perdetevelo, mettete già le sveglie alle 19. Un bacione, never give up e bella raga. We're gonna celebrate and dance so free.